Ben ritrovati con Centropista, 26esima puntata. Buonasera da Daniele Maffei, Noi TV Versilia, canale 10 del digitale terrestre, ma potete seguirci anche in HD sul 510 del digitale terrestre. Subito la buonasera al grande Roy Lepore. Grazie, buonasera anche a voi. Iniziamo con i recuperi della 24esima e 25esima giornata giocati il 26 di marzo. Sarzana Centro 4-3, Valdagno Follonica 4-6. Queste due partite riguardavano la 24esima giornata, mentre Bassano Lodi 2-2 e Forte Tristino 9-5. Queste due invece riguardavano la 25esima giornata. Guardiamo subito la sintesi di Sarzana Centro e poi ne parliamo con Roy. Il Centro Giovani Calciatori cercava il riscatto dopo lo scivolone di Follonica per 4-3 con qualche polemica. Polemica che c'è stata anche a Sarzana, dove i bianconeri con lo stesso risultato hanno perso 4-3. La rete di Rossi, che ha regalato 3 punti alla formazione dell'ex Alessandro Bertolucci, viene recriminata per una pallina alta. Sullo 0-0 Gavioli non sfrutta un tiro diretto per un blu a Borsi. Il vantaggio dei Liguri con Perroni con una conclusione al volo. Il raddoppio di Francesco Rossi con un tiro da lontano riapre la partita per i bianconeri. Gepi Selva ad 1 minuto dalla conclusione del primo tempo. Nella ripresa il Centro Giovani Calciatori vuole ribaltare la partita e ci riesce, perché con Rosi accorcia e va sul 2-2. Poi con Montigella addirittura con un tiro da lontano che inganna Simone Corona va sul vantaggio del 3-2. Decimo fallo per i bianconeri per un fallo di Montigella su Rampulla, va alla conclusione il giocatore stesso, ma Barozzi è bravo, neutralizza. C'è il gol del pareggio di Borsi con una conclusione con un tocco ravvicinato che trova l'angolino basso della porta difesa da Leonardo Barozzi. E poi si arriva, come detto, a 1:30 dalla conclusione di questa partita con il gol contestato da parte dei bianconeri agli arbitri, che erano Alfonso Rago di Giovinazzi e Matteo Galoppi di Follonica. Il Sarzana non vinceva da 8 anni con il Centro Giovani Calciatori in casa. Tutto accadde il 2 aprile del 2011, quando il punteggio fu di 5-4 per i Liguri. Adesso arriva il campione d'Italia dell'Lodi sabato al Pala Barsacchi, mentre il Sarzana se ne va a Valdagno. Abbiamo visto la sintesi Sarzana Centro, dopo parliamo anche di quello che è successo in pista, ma parliamo subito di quello che è successo a noi, Roy, che ci hanno impedito di poter riprendere la partita. È un argomento che abbiamo già sottolineato nel corso della telecronaca indifferita mandata con le immagini che sono arrivate da Sarzana, con il commento del sottoscritto degli studi centrali di Noi TV a Lucca. Ecco, questa è una cosa che chiaramente deve far riflettere sia la Federazione Hockey che questa nuova Lega che si sta costituendo, perché chi ha di diritti acquisiti in esclusiva per una televisione che segue la squadra della propria città deve avere la possibilità di avere una postazione in esterna, cosa che non è capitata a Sarzana. Se Sarzana non è nella condizione di avere lo spazio, se lo procura, come è stato fatto per esempio al Pala Barsacchi di Viareggio, dove non c'era e dove la società ha predisposto un adeguato spazio per le cronache sportive e non. Quindi ovviamente questo è un messaggio che ribadiamo ancora una volta, che lanciamo alla Federazione e alla Lega, di tutelare le televisioni che hanno l'esclusiva, soprattutto, ma io direi anche tutti coloro che hanno la possibilità e la voglia di far cronaca. Quello che dice Roy è giustissimo, perché come era già successo a Forte dei Marmi nel giorno d'andata, si andò in differita, però lo spazio ci fu concesso, noi si riprese la partita. Quello che è successo a Sarzana è veramente veramente strano, usiamo questa parola, perché non si può a una televisione che ha i diritti impedirgli di riprendere la partita. Vediamo subito l'intervista a Francesco Dolce dopo la partita con il Sarzana e poi toccherà alla Moviola. Francesco, una partita un'altra volta difficile da analizzare. Eh sì, un po' difficile anche questa, sembra la fotocopia di quella dell'altra sera. Mi ha finito 9 falli anche stasera, come siamo abituati, un bel gol con un bello stop di pattino, me la alzo e la tiro dentro, e questo è quello che abbiamo. Purtroppo noi non ci possiamo permettere di sbagliare un gol, la realtà è questa qui. E noi non possiamo permetterci di arrivare davanti alla porta e sbagliare un gol. È quello che ho detto ai ragazzi, è brutto,
È un po' triste, però questa qui è la realtà. Noi se arriviamo davanti alla porta dobbiamo fare gol sempre, perché se non lo facciamo poi gli episodi alla fine ci condannano sempre. E questa insomma è la cruda realtà. Fa un po' male, ma è così. Quindi l'unica soluzione che abbiamo è non fare errori, fare una partita perfetta sempre, perché se no alla fine gli episodi ci condannano. Abbiamo sentito Francesco Dolce, guardiamo subito la moviola, il gol vittoria del Sarzana, riparte i Pinazzar per la formazione ligure, mette questa pallina al centro che colpisce nettamente il pattino di Rossi, la pallina si alza e Rossi batte Barozzi, la squadra del centro ha reclamato tanto, tra altre cose Rago, il secondo arbitro, aveva detto ai giocatori del centro che era pattino, poi quando è stato interpellato da Galoppi, prima nella prima circostanza è rimasto zitto, nella seconda ha detto non sono sicuro, e questa, visto che Galoppi è anche un arbitro internazionale, Roy, è una cosa abbastanza scandalosa, anche perché chiaramente nel dubbio si dovrebbe prevalere un po' di buon senso, cosa che invece la maggior parte delle volte quando gioca il centro giovani calciatori, qui non siamo di parte, ma sono ancora una volta le immagini che parlano chiaro, il buon senso non viene utilizzato a favore o a sfavore del centro giovani calciatori, le situazioni sono sempre diciamo in un verso. Infatti sono diversi gli episodi che sono successi ultimamente a Follonica, ne abbiamo parlato, a Sarzana, poi parleremo dopo anche di quello che è successo contro l'Amatori Lodi, forse è l'ora di finirla. Guardiamo adesso la sintesi di Forte Trissino e poi ne parliamo con Roy. L'occhio Forte dei Marmi, dopo la delusione della sconfitta in Eurolega contro il Porto per 5-1, voleva in campionato riassaporare il gusto del successo e l'ha ritrovato fra le mura amiche superando il Trissino per 9-5 in una serata del tutto particolare in cui i supporters rossoblù hanno voluto ricordare Angelo Ricci, prematuramente scomparso in seguito ad una malattia all'età di 57 anni, conosciuto con il soprannome di Pepo, che è stato tra i fondatori della panchina da cui nacque il gruppo degli ultras del Forte. La squadra ha giocato con il lutto al braccio ed è stato osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio del match. Nel successo del Forte dei Marmi sul Trissino c'è da registrare la quaterna del bomber Federico Ambrosio, ormai prossimo a vincere la classifica marcatori con 40 reti. Gli altri gol rossoblù portano la firma di Cages, Motaran e Burgaya. Sabato i rossoblù sono a Tiene, già retrocesso in A2, prima di iniziare poi la corsa Scudetto, dove dovranno fare i conti con i campioni d'Italia del Lodi, fermato sulla pista del Bassano sul punteggio di 2-2, Lodi che sabato sarà di scena al Pala Barsacchi contro il CGC Viareggio. Roy, il Forte torna alla vittoria nella partita casalinga con il Trissino dopo un periodo abbastanza difficile per i rossoblù. Sì, i valori chiaramente emergono dal punto di vista tecnico dei rossoblù e quindi ha acquisito questi tre punti che sono importanti anche in chiave morale. Adesso ci fermiamo per il primo break e poi torniamo subito con voi. Di nuovo dal Pala Barsacchi per il secondo blocco, andiamo con i risultati della 26esima giornata. Scandiano Vercelli 4-0, Tiene Forte dei Marmi 3-5, Follonica Bassano 6-5, Follonica Bassano 6-3, Breganze Monza 5-7, Sarzana Valdagno 4-5, Trissino Sandrigo 5-1, Centro Lodi 3-5. La classifica: Lodi 64, Forte 59, Valdagno e Breganze 49, Centro e Follonica 46, Sarzana 42, Trissino 37, Monza 35, Scandiano 31, Amatori Vercelli 23, Bassano 18, Tiene e Sandrigo 9. Tiene e Sandrigo retrocesse in A2, i playoff, i quarti di finale si giocheranno il 9, il 12 che è un venerdì e il 15 che è un lunedì, due partite, ovvero Trissino Amatori Lodi, l'ottava contro la prima, e Sarzana la settima contro Forte dei Marmi. La prima partita
partita in casa della peggior classificata, la seconda in casa della miglior classificata, l'eventuale bella in casa della miglior classificata. Mentre Follonica, sesto classificato, Valdagno, terzo classificato, e Centro contro Breganze, la quinta contro la quarta, si giocheranno il sabato 6 aprile, martedì 9 aprile, l'eventuale gara 3 sabato 13 aprile. Quindi il Centro gioca sabato 6 aprile la prima partita dei playoff in casa col Breganze, poi martedì 9 si va in trasferta in Veneto, l'eventuale bella ancora in Veneto il 13 di aprile. La classifica marcatori: Federico Ambrosio forte 40 reti, vince la classifica marcatori della stagione regolare, Martin Casas del forte 36 reti, poi Claudio Cacao Sandrigo e Geppi Selva Centro 35, Danilo Rampulla Sarzana e Massimo Tataranni Valdagno 34, Lucas Martinez del Breganze 32, Victor Crespo Oliva del Bassano 31, Francesco Rossi del Sarzana e Eloy Mitianz del Breganze 30 reti. Marcatori del Centro con 35 reti Geppi Selva, con 27 Rinaldo Ventura, con 16 Fernando Montigel, con 12 Davide Gavioli, 9 Sergio Festa, 5 Nicola Palagi, 4 Liam Rosi e una rete per Luca Lombardi. Guardiamo subito la sintesi con il commento di Roy di Centro Lodi e poi ne parliamo. Nell'ultima partita della regular season alla Pala Barsacchi il Centro Giovani Calciatori ha perso per 5-3 con i campioni d'Italia del Lodi, regalando un tempo, ma poi nella ripresa avrebbe meritato sicuramente qualcosa di più. Al 20-22 è Cherido che sblocca il risultato e porta in vantaggio il Lodi. Il raddoppio di De Rinaldis all'8-12, poi c'è una traversa colpita da Geppi Selva al 6-46 e a 3-26 dalla fine del primo tempo Compagno non riesce a sfruttare un tiro diretto. Buon secondo tempo dei bianconeri di Francesco Dolce che vanno in gol con Geppi Selva per il 2-1, il pareggio di Montigella al 20-34, un bellissimo gol quello del vantaggio bianconeri del capitano Nicola Palagi al 19-10, poi c'è un gol contestato da parte dei giocatori del CGC a Verona che realizza il pareggio per il 17-52 e poi Verona stesso che con un pizzico di fortuna realizza il successo per 4-3 del Lodi. Poi a 2-46 dalla fine c'è Selva che colpisce il palo con una pallina che carambola sulla linea di porta e sembra che l'abbia varcata, e a 9 secondi dalla conclusione della partita con il portiere Barozzi che era uscito con 5 giocatori di movimento del Centro Giovani Calciatori, ma la goalie a porta completamente sguarnita trova il 5-3. Adesso per i playoff quarto di finale il Centro Giovani Calciatori se la vede sabato 6 con il Breganze, gli altri accoppiamenti sono Lodi Trissino, Forte Sarzana, Valdagno Follonica. Roy, abbiamo visto la sintesi Centro Valdagno, poi parleremo anche della Muviola, un'altra partita davvero strana, Silecchia e Stallone erano i direttori di gara, il Centro un'altra volta è stato derubato. Sì, partita da due volti dove nel primo tempo il Centro Giovani Calciatori non si è espresso bene, nella ripresa avrebbe meritato sicuramente quello che non è riuscito a raccogliere anche per alcuni episodi negativi. Il Centro deve ripartire di lì da questo secondo tempo contro i campioni d'Italia del Lodi per affrontare al meglio il cammino ora che gli resta in questo rush finale della stagione con il campionato, con appunto l'impegno del Breganze per i playoff. Il Centro Giovani Calciatori deve dare continuità comunque al suo rendimento in pista, perché poi ci sono questi episodi negativi che pesano, però ecco, in alcune circostanze la squadra di Francesco Dolce non è mai riuscita ad essere cinica, e questo direi è uno dei lati negativi di questa stagione dei bianconeri. Cominciamo a vedere la Moviola, partiamo dal primo episodio, è la rete dell'1-0 dell'Odi segnata da Malagoli. I giocatori dell'Odi tornano nella loro metà pista, se si contano i secondi si vede benissimo che si superano i 5 secondi, sono 6-7 secondi prima che ci sia la ripartenza dell'Odi con il Luzzi che trova Malagoli e Malagoli poi trova l'1-0, quindi anche in questo caso, visto che erano stati superati i 5 secondi,
secondi la pallina doveva passare al centro. Nella ripresa il pareggio dell'Lodi del 3-3 viene segnato da Verona con il pattino. Il passaggio del capitano Lombardo Illuzzi si vede benissimo più dalla foto che ci ha inviato Paola Benedetti, che Verona mette dentro la pallina con il pattino, perché si vede proprio la pallina sopra il piede di Verona, quindi in questo caso il gol andava annullato. Il terzo episodio che Roy aveva visto subito in diretta sulla ripartenza, una ripartenza veloce del centro, Montigel trova Gavioli, Gavioli rimette la pallina al centro in area per Montigel e Verona di pattino netto colpisce la pallina, quindi in questo caso c'era il rigore per il centro. L'ultimo episodio è la traversa colpita da Geppi Seva, poi la pallina rimbalza diciamo sulla riga, anche se dalle immagini, come ci hanno comunicato anche regia Matteo Bertuccelli, la pallina sembra dentro. In quel caso sarebbe stato il pareggio del centro 4-4, quindi davvero tanti episodi che non tornano, Roy. Tanti episodi che non tornano, e però ecco, come ribadiamo da quello che è detto già in altre circostanze, quando ci sono i dubbi sono sempre per gli altri, mai per il centro giovani calciatori. Ne prendiamo atto, è sempre un refrain che facciamo ormai dall'inizio della stagione, però poi quando sentiremo ora i nostri protagonisti ai microfoni che abbiamo avvicinato nel dopo partita, energicamente, diciamo con educazione, con fermezza, ecco, a questo punto la pazienza ha un limite, la goccia ha fatto traboccare il vaso, e sentiamo ecco alcune considerazioni che io dico hanno tutta la legittimità per essere così dettate dagli episodi che nell'arco della stagione hanno penalizzato in più di una circostanza, nei momenti poi topici delle partite, la squadra bianconera. Andiamo ad ascoltare, come diceva Roy proprio al suo microfono, Francesco Dolce, Davide Gavioli e Nicola Palagi. Francesco Dolce, tanta amarezza perché la tua buona squadra non meritava di uscire sconfitta contro il campione d'Italia. No, penso di no. Sicuramente abbiamo regalato un tempo, il primo tempo non mi è piaciuto come abbiamo giocato, eravamo troppo tesi, troppo macchinosi, poco gioco di squadra, non eravamo noi. E il secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo giocato da centro 5 minuti e abbiamo girato la partita. E poi però siamo un po' sfortunati, diciamo così, siamo sfortunati. Un gol di Stinco, un altro picchia nel casco di Leo, nel sedere di Nicola, entra, non siamo proprio fortunati. Traversa, riga, parate clamorose. Io penso che insomma meritavamo, il secondo tempo abbiamo meritato di sicuramente non di perdere questa partita. In fondo chiaramente hai provato a mettere 5 giocatori di movimento, ecco lì quasi sempre si riesce quasi a fare gol e invece purtroppo non ci si è fatto. È un rischio che tanto perdere di uno o perdere di due non mi cambiava niente, invece vedendo i risultati delle altre squadre pareggiare sì, avrebbe cambiato sicuramente. Quindi abbiamo rischiato e ci sta di prendere gol in 5-4. Non mi cambia tanto perdere di un gol o di due. La mentalità però di questo secondo tempo è quella giusta per affrontare questi playoff? Sì, la mentalità è quella, però va fatta per 50 minuti, quello sicuramente. Dobbiamo ripartire di lì e riuscire a mettere in pratica il nostro gioco sempre, dall'inizio alla fine della partita, se vogliamo andare avanti. Davide Gavioli, avete messo davvero l'anima per ribaltare una partita, ce l'avete davvero riusciti, poi peccato alcuni episodi, sembra essere il solito ritornello, negativi, vi hanno così condannato a una sconfitta che io credo non meritavate. No, alla fine veniamo da un periodo che speriamo di interrompere, no, non è che speriamo, dobbiamo assolutamente interrompere sabato con la prima dei playoff, abbastanza negativo sia da come ci esprimiamo come gioco in alcune frazioni della partita che poi si risultano fatali, sia anche come episodi, perché obiettivamente ultimamente non ce n'è girata una giusta tra Sarzana, il gol di pattino alla fine, oggi il gol di pattino del pareggio, ma non dico episodi arbitrali, episodi in generale, perché alla fine sono episodi della partita che un arbitro può vedere o non vedere, ma si stanno girando tutti male, non è che una volta ce ne gira uno bene, sai? Alla fine è un periodo così, adesso dobbiamo assolutamente ribaltarlo prima possibile. Breganza è avversario che è tosto. Sì, Breganza è un avversario tosto, ma io guardando bene la classifica non c'è un avversario abbastanza facile, devo dire, perché alla fine tutte le squadre, ovviamente per una questione anche di risalto della società, per avere due partite in casa, si sperava di arrivare tra le prime quattro, anche terzi,
però appunto, le ultime tre partite ci ha girato tutto male, siamo finiti in questa posizione di classifica qua, che comunque è molto buona, cioè abbastanza buona, e ci giochiamo tutte le nostre carte contro il Braganza. Nicola Palagi, avevi davvero esaltato tutto un palazzetto perché hai fatto un gol strepitoso, peccato per come è finita. Sì, peccato, perché ormai tre partite che facciamo zero punti, e quindi ovvio che ci dispiace, no? Ci dispiace anche perché anche stasera potevamo sul 3-3, anche sul 3-2 portare in fondo la partita o comunque vincerla, e per come sono andati i risultati saremmo arrivati terzi. Purtroppo questo non è successo, abbiamo perso questa partita che sicuramente è stata una partita dei due volti, un primo tempo con un centro un po' sornione, un po' fuori partita, poi nel secondo tempo siamo entrati con un'altra verve, con un altro spirito, siamo rientrati da squadra e abbiamo ribaltato la partita. Poi queste partite qui, gli episodi a volte cambiano le situazioni, come sono cambiate a Follonica, come sono cambiate a Sarzana, e dispiace perché il terzo gol è stato fatto di stinco, il 4-3 regolarissimo, ci mancherebbe altro, però anche un po' di sfortuna, hanno tirato, Leonardo ha fatto un miracolo, ma ha picchiato a me nel fondo schiena, che ero girato di schiena dall'altra parte, e si è infilato nell'angolino. Insomma, quando è così è anche difficile affrontare queste situazioni. Però col Briganze ci vuole il vero centro. Sì, io credo che il centro anche in queste tre partite comunque a corrente alternata, ma si è visto che la squadra è una squadra che combattiva, una squadra vogliosa. Dobbiamo trovare la continuità, sappiamo che i playoff sono un campionato a sé, sono partite totalmente diverse, una roulette russa, no? Chi ha il colpo in canna va avanti. Speriamo di avercene subito due e eliminare il Briganze. Dopo le interviste dei giocatori e del mister bianconero, al momento della sintesi tiene Forte dei Marmi. Il Forte ha vinto 5-3, ha consolidato il suo secondo posto in classifica. Vediamo il servizio con il commento di Roy Lepore. Partita senza storia fra Locke e Forte dei Marmi, già matematicamente ai playoff incontrerà il Sarzana e il Tiene, già retrocesso in A2. Bresciani dà spazio alle seconde linee per risparmiare i titolari in vista degli impegni di Eurolega e dei quarti di finale per lo scudetto. Vince la formazione rosso-blu con il punteggio di 5-3, sblocca il risultato Mattugini, il pareggio poi di Torres a chiusura del primo tempo, la rete del bomber Ambrosio per il 2-1 a favore dei rosso-blu. Nella ripresa va in gol Cajas al 12-08 e il 13-42, poi c'è Torres, Ambrosio ancora e Mattugini. Adesso la formazione del Forte dei Marmi si concentra per questo ritorno il 6 aprile a Oporto contro la formazione di casa per cercare di ribaltare un passivo di 5 reti subite al Palaforte, e poi con la testa ai playoff con comunque il Lodi, che ha dimostrato ancora una volta di essere la formazione da battere anche in questa stagione. Roy, il Forte vince a Tiene, pista abbastanza facile, comunque conserva nettamente il secondo posto che era già consolidato. Sì, facendo ruotare un po' i suoi giocatori in vista anche del ritorno di Coppa a Oporto contro il Porto, il tecnico rosso-blu ha approfittato di questa partita che era facile sulla carta, perché il Tiene, ricordiamo, è una delle due squadre retrocesse, Forte che ritrova il successo e, come hanno commentato, vincere aiuta poi a vincere. Adesso andiamo a vedere le sintesi di Sarzana Valdagno e di Braganze Monza e poi ne parliamo con Roy. Amici dell'Hockey, buonasera, benvenuti a Sarzana per questa ultima giornata della stagione regolare del massimo campionato di hockey. È partito il fischio d'avvio di Luca Molli. De Oro Centegno, è il vantaggio del Valdagno. Esattamente al decimo minuto e 54 secondi, Jimenez e Rampuglia mette in mezzo e c'è il gol di Massimo Tataranni. È entrato il Cobra, colpisce subito il raddoppio all'11:56. Rossi, è stato bravissimo a trabare, poi segna Rampuglia. Rampuglia corsa le distanze per Sarzana al 14:35, 33esimo gol di Rampuglia. Ci prova il Pirata Rossi,
ha provato una girata, controgirata e super girata, vediamo che l'ha deciso Molli. Molli da, che punisce col blu Trabal. Rossi contro Trabal, è fuori Borsi, la conclusione di Borsi, la parata di Trabal e poi Fantotti e Fantomas, ed ha segnato Fantomas, immediato pareggio di Sardana dopo 38 secondi. E ora Pajares, blu a Pajares, silenzio, ci aspettiamo il cenno di Molli, eccolo Fantotti, la parata, ancora Fantotti, che segna Fantotti, il 3-2 di Fantotti, il 3-2 di Fantomas, Fantomas al terzo minuto e 43 secondi, eccolo ancora in azione. Poi c'è il blu anche a Jimenez. Ecco Fantozzi e Bigarella, Fantozzi, Fantozzi si gira, non trova la porta. Centegno, Andre Centegno va a cercare il fallo. E c'è il blu anche per Fantozzi. Tataranni contro Corona, Tataranni e Corona, se la alza Tataranni e non segna, recupera e non segna. Ruba la pallina a Borsi, vediamo, temeva di subire un blu il giocatore del Valdagno. È buona l'azione, Rampuia non riesce a segnare, va via Tataranni, Pajares, Tataranni, Massimo Tataranni pareggia, ancora dall'altra parte Jimenez, velocissimo, Jimenez e il 3-4 di Jimenez. Gara spettacolare, amici. Ci avviciniamo alla metà della ripresa. Rampuia, un gol meraviglioso di Rampuia, un gol stupendo di Rampuia per il 4 pari. 34esimo gol in stagione all'11:23. Rossi, si libera Rossi. È rigore? No, non è rigore, ma sarà ammonito Rossi per simulazione e Rossi si prende un blu. Eccolo, parte Jimenez e Corona, super Corona, eccolo qua, va Borsi a contenderla, Amato riesce a recuperarla e a subire fallo. 15esimo fallo di Valdagno, si attende, ecco il cenno di Iuario, Rampuia, Bigarella, Rampuia e tira fuori, è fuori, c'è il pattino, rigore, Borsi e Bigarella, si attende il servizio di Iuario, Borsi, la parata di Bigarella, recupera Borsi e Bigarella, meraviglioso, grandissimo Bigarella, ha detto di no come Borsi, un'azione incredibile di Borsi, Samuele Amato tocca Rossi e c'è il rigore per Valdagno a 1.54 dal termine, 4 pari, la parata di Corona, rientrato appositamente Jimenez, va via Jimenez, mette in mezzo e Samuele Amato, il gol di Amato al 23:44, il Valdagno tiene la pallina, 2-1-0, finisce la partita stupenda
con la vittoria di Valdagna, alla fine meritata. Infatti questa sera a Braganza si gioca il terzo posto in regular season, che significa un miglior piazzamento per quanto riguarda la griglia dei playoff. Dall'altra parte però Monza, ultima spiaggia per possibile per arrivare all'interno della griglia dei playoff. Un infortunio duro alla spalla e poi anche una contrattura. E il gol intanto di Zucchetti, alza, palleggia e schiaccia la sfera, finisce nell'unico pertugio tra le gambe di Sgarria. In vantaggio qui di Monza quando sono trascorsi appena 2 minuti e pochi. Il playoff a 2 minuti e mezzo dalla fine, qua Zampoli, Zampoli e Zampoli del Monza, e tra l'altro è anche quasi il miglior attacco. Quindi il Braganza che si prova di nuovo e palla che viene messa alle spalle di Zampoli, questa volta da Eloy Michens, quindi pareggia i conti qui alla Pagliaferraria. Attenzione però, perché arriva la rete di Martinez, Giulia Martinez, per il 2-1. Sorpresa, difensori del Monza che togliono la pallina. Attenzione, il palo interno ancora di Giulia Martinez. Dall'altra parte Teixido contro due volte Zampoli. Il Lucas Martinez, l'ex uno che li ha segnati. Prova dietro per Paul Franci, perde l'attimo. Attenzione Martinez, una dietro l'altra, ma occhio perché c'è Martinez, qui c'è anche Zampoli. Diretta Stefano Dal Santo, fino in fondo Dal Santo in avanti, deve girarsi, attenzione. E cosa non ha fatto Eloy Michens, rete di Dal Santo, ma era impossibile sbagliarla. Scrivi Dal Santo e leggi Michens. Sì, tra l'altro eravamo, attenzione perché erroraccio, c'è Marco Ye solo e gol di Marco Ye, che urla anche un vamos, finta, gancio, doppio gancio. Qua abbiamo visto il Marco Ye che avremmo voluto vedere, parlo ovviamente per la parte verso il finire di questa partita. Tanto il Trissino mi sembra che stia andando abbastanza bene. Qua lo scarico di Lucas Martinez e il gol di Eloy Michens, se non fa si segna. Ma la, sì, ho visto che tra l'altro, attenzione alla mattonella di Galimberti, il lato debole con la difesa sbilanciata qua. Attenzione intanto a Martinez, bastone parallelo al terreno, meraviglioso. Partire Martinez, parte in questo momento Martinez, serie di finte, il palo, ma quindi poi la palla che si insacca alla destra di Zampoli per il vantaggio del Braganza, 4-3. Per tentare l'assalto devono crederci ovviamente fino alla fine. Farsi pallina sul capitano Cocco Franci, prova in avanti, ma Sgarria prova, parte Oye contro Sgarria, Oye una serie di finte e infila pallina Marco Oye per il 4-4 al settimo minuto. Dunque Spiraglio prova il suggerimento per Martinez, non arriva l'appuntamento con la pallina. Martinez, attenzione, l'alza e schiaccia di Mattia Cocco, rete da rivedere assolutamente. Beh, questa probabilmente la federazione potrebbe metterla nelle top 5 di giornata, quindi gran gol per... che prova dalla distanza a cercare la deviazione di casco, questa volta Bruno Sgarria. Zucchetti prova ancora dalla distanza, attenzione perché scivola Dal Santo, 2 contro 1, prova in avanti il Franci, arriva la rete del 5-5. Non so a chi la dia, perché alla fine sì, Paul Franci, credo che sia suo il gol. Poi Viareggio lo deve avere, ce l'ha sempre. Michens, però da Muglia, Giulia Martinez, tiro di Martinez del calibro di Rigo con il calibro di Randon Nicoletti, credo sia veramente difficile. Qua, se lo... attenzione intanto, sì, se l'è andato a prendere Cocco contro Sgarria, parte Galimberti, Galimberti contro Sgarria, Galimberti la mette dentro, praticamente perfetta questa. Esecora in possesso di pallina, attenzione, viene lasciato colpevolmente solo. Aia, aia, perché Muglia... E arriva il cartellino, sì, per questo rigore. Galimberti, tiro di Galimberti questa volta. Guido Sgarria. Attenzione intanto, dall'altra parte Martinez. Bravo Galimberti che va a imbastire il contropiede, poi trova Sgarria sulla ribattuta. La traversa con Martinez, se ne va tutto solo. Martinez che va a siglare anche la rete del... 7-5 del Monza. Quindi il Braganza che deve sperare nei risultati delle altre, degli altri campi. Paolo, un aggiornamento? Sì, intanto vedere Zampoli e Oye che si abbracciano come se avessero vinto qualcosa, è lo spirito di questa squadra giovane. Aggiornamento? Roy, un campionato
che si è sempre detto che è molto equilibrato. Il Valdagno vince a Sarzana 5-4, una partita molto molto equilibrata, mentre il Berganze perde in casa col Monza, anche se il Monza non riesce comunque ad agguantare i playoff. Sì, la mentalità a questo punto di alcune squadre era già rivolta ai playoff, perché ormai certe posizioni erano quasi assodate e quindi ci possono anche stare nel finale della stagione questi risultati che si sono visti. Io, come ribadisco, da ora, da sabato in poi, ricomincia, diciamo, una nuova stagione per le squadre che si giocheranno i playoff. Ci fermiamo per la reclame e torniamo subito con voi. Terzo blocco di centropista, ancora dal Pala Barzacchi, è il momento della nostra rubrica Tutto e di più. Roy, venerdì scorso, ha incontrato il presidente del centro Alessandro Palagi, si parla un po' di tutto, un'intervista davvero davvero interessante. Vediamo. 71 anni di torneo significano una grande esperienza che ci ha portato a risolvere il problema della non riapertura dello stadio dei Pini in poco tempo. Voglio dire che avevamo a disposizione non 3 ma 5 scelte per spostare il torneo, e questo è la dimostrazione di quanto interesse incontri la Coppa Carnevale in altre località. Voglio dire che è stato un compito molto impegnativo e difficile da parte nostra. Abbiamo comunque raccolto soddisfazione per quello che siamo riusciti a fare. Ma oggi, a torneo chiuso, possiamo dire, al di là del successo sportivo e mediatico che abbiamo riscontrato anche durante questa edizione, ma abbiamo subito un danno abbastanza importante. Un danno importante che naturalmente si rifletterà anche sul futuro della nostra manifestazione e naturalmente anche delle attività del Centro Giovani Calciatori. Qua la palla la prendiamo subito dal balzo, una di queste può essere la sezione hockey, si parla, però in tempi non sospetti il presidente aveva detto che c'erano delle priorità. Il palazzetto dello sport che avete acquistato, dove c'è un credito sportivo con dei mutui da risolvere, da pagare, e poi chiaramente il torneo. E poi, se c'era spazio, l'hockey su pista. Quindi, anche se magari si parla già di ridimensionamento, era un programma e un progetto che già era stato redatto. Ma questo progetto del Centro Giovani Calciatori, che naturalmente si adatta e si adegua ai tempi, era già stato dettato e suggerito dall'assemblea dei soci del Centro Giovani Calciatori al momento dell'acquisto del palazzetto dello sport. Io l'avevo ricordato in un'intervista nel mese di ottobre che le priorità della nostra associazione sono oggi quelle del torneo, che ha bisogno di supporto, di idee nuove e anche di investimenti, e naturalmente il palazzetto dello sport, perché noi abbiamo fatto questo acquisto naturalmente con l'aiuto del credito sportivo al quale noi dovremo pagare naturalmente il mutuo che abbiamo contratto. E ultimamente abbiamo vissuto insieme le vicende dello stadio che non si è riaperto, e quindi ho parlato prima di danni economici anche per la nostra manifestazione che subiamo conseguentemente a questa cosa, e quindi credo che il Centro Giovani Calciatori, con la decisione già presa con l'assemblea, proceda nella sua politica sportiva, che vedrà sicuramente un cambiamento di rotta per quanto riguarda la prima squadra. Naturalmente il Centro Giovani manterrà la sezione hockey in piedi e in vita, come ha sempre fatto ormai da tanti anni, però io, che sono vecchio dell'hockey, un po' come te Roy, ho vissuto tante situazioni dove il Centro Giovani Calciatori magari per 3 anni faceva una squadra ad alti livelli e poi doveva tirare il freno a mano e ricominciare magari dalla serie B, oppure faceva la squadra tutta con il suo vivaio. Voglio anche dire oggi, dopo tanti anni, dopo una stagione lunghissima
di vertici nell'hockey, ma potrebbe essere anche il prossimo anno se si fa avanti qualcuno, perché Viareggio è piena di allenatori, di imprenditori, di sindaci, di presidenti. Se c'è qualcuno che intende prendere in mano la prima squadra del Centro Giovani Calciatori, noi siamo qua, abbiamo la proprietà del palazzetto che potrebbe essere data gratuita, potremmo mettere a disposizione un piccolo investimento nostro per questa sezione, e quindi se qualcuno è interessato si faccia avanti tranquillamente, perché noi, come abbiamo detto in altri tempi, siamo qua ad aspettare. Ma credo che le priorità nostre oggi siano altre, perché il Centro Giovani ha 71 anni di storia e il consiglio direttivo, con il suo presidente pro tempore in uscita, il sottoscritto, hanno intenzione di far durare almeno altri 71 anni. Ci sono contatti con la federazione, perché tanti voi per primi auspicate di poter riportare il torneo nel periodo di carnevale, non a caso si chiama Coppa Carnevale, ma ci sono delle regole, ci sono la FIGC che chiaramente deve risolvere queste problematiche, e quindi voi avete lanciato già un messaggio che siete pronti e sperate di poterlo fare, però non dipende da voi, ecco, quindi anche in questo caso chi è tuttologo che pensa che voi lo facciate quasi, dico, a proposito di portarlo fuori dal periodo di carnevale, prima non potete farlo perché i campionati, se non si fermano, le squadre non possono venire. Anche questo, ecco, prima di parlare magari qualcuno si dovrebbe informare con le regole. Cioè, anche qui mi viene da ridere, perché ci sono personaggi, ma anche a livello nazionale, che probabilmente stanno molto in ombra nel periodo dell'anno, anche nel loro settore. Quando arriva il torneo cercano la luce attraverso la nostra manifestazione fatta da un corpo di volontari che porta avanti da 71 anni, stranamente, con la stessa società, con la stessa partita IVA, ininterrottamente, un torneo che è un patrimonio, un vero patrimonio del mondo del calcio giovanile. E questi soloni magari escono fuori con degli articoli, con degli apprezzamenti, dove vorrebbero insegnare a chi organizza questa manifestazione da 71 anni come bisogna fare. Noi certi insegnamenti li prendiamo volentieri, tant'è vero che cerchiamo sempre nuove amicizie per poter imparare nuove cose. Ma in questo caso, un po' come nell'hockey, noi abbiamo un'esperienza di 71 anni, nell'hockey meno perché è entrato dopo, ma nel torneo 71. E se ci si volta indietro a guardare i nostri vecchi, scusate un attimo. La commozione viene perché chiaramente questa qui è una pagina di storia importante che ha scritto nella città, con tanti personaggi che hanno dato molto per il Centro e vanno ricordati, certo. Perché se siamo qui si deve a loro, Torquato, certo. Bresciani, facciamo un, certo, nome a caso, Nedo Bresciani, certo, tanti altri, no, che ci hanno accompagnati in queste belle avventure. Naturalmente ritroviamo le soluzioni, perché loro lo fecero nel periodo del carnevale, e nel periodo del carnevale dovrebbe tornare. Però a quei tempi era facile, perché l'allora Lega di Serie A fermava il campionato primavera per 2 settimane. Quindi era più facile, più semplice. Oggi lo è meno, perché il campionato primavera non viene più fermato nemmeno per una settimana, ma viene fermato nel periodo di marzo, quando c'è la fase elite dei campionati giovanili europei. Quindi le squadre importanti come l'Inter, come il Milan, come la Fiorentina, ma come anche altre squadre, come l'Atalanta quest'anno che voleva tornare al Viareggio dopo un anno di sosta, si ritrovano senza i migliori giocatori perché vengono richiamati nelle nazionali giovanili. E quindi magari rischiano di venire al torneo di Viareggio e non fare la figura che potrebbero fare a completo. Magari hanno la possibilità di mettere in vista giocatori più giovani o meno utilizzati durante il campionato, però magari escono dal torneo prima del previsto, e quindi arrivano le critiche, che però noi accettiamo volentieri, ma non è diciamo nostra responsabilità di questa decisione. La nostra volontà assolutamente è di mandare avanti il torneo di Viareggio con l'obiettivo di non farlo mai fermare. Ci siamo già mossi, stamani è partita la prima richiesta di incontro al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gravina, per partire da lui con la volontà di riportare il torneo di Viareggio nel periodo del carnevale,
e praticamente con il consenso anche, speriamo dopo, in un altro incontro della Lega di Serie A, anche di quella di Serie B e di tutte le squadre che ne fanno parte. Si tratterebbe di fermare il campionato primavera soltanto una settimana, poi chi va avanti, magari le due squadre che faranno le finali, se fossero tutte e due italiane, dovrebbero recuperare soltanto una partita del campionato. Credo che questo sia una cosa fattibile. Nel 2019, Presidente, c'è stata anche la novità del calcio femminile che ha riscosso tanto successo. Qui addirittura ci sono, non è ancora, è appena finito, ci sono già richieste per il prossimo anno, addirittura Stati Uniti anche dall'estero. Quindi anche questo, diciamo, è una bella soddisfazione per voi. Sì, è un'idea che abbiamo avuto in corsa durante l'organizzazione del torneo. Abbiamo voluto fare questo torneo femminile sperimentale formato da 8 squadre. Abbiamo trovato subito un grandissimo interesse da parte delle società italiane, ma anche straniere. Avevo diverse società straniere che potevano arrivare. E questo potrebbe essere un nuovo frutto del Centro Giovani Calciatori che mette a disposizione del calcio femminile che sta diventando ogni giorno di più sempre più importante e naturalmente anche della città di Viareggio, perché potremmo portare subito di seguito al torneo di Viareggio un torneo femminile per esempio formato da 16 squadre delle quali almeno 6-8 provenienti dal mondo, insomma dagli Stati Uniti, dall'Australia, ma anche dai paesi arabi, perché avevo due squadre anche dei paesi arabi. Quindi un'implementazione ulteriore diciamo all'icona che rappresenta il torneo di Viareggio con il suo torneo al turismo, al binomio turismo e sport, un'implementazione al turismo della nostra zona, della nostra Viareggio. Però è chiaro che dopo 71 anni, con quello che è successo, soprattutto con l'esito finale dovuto al disinteresse per gli impianti sportivi degli ultimi 20-25 anni da parte della classe politica, il Centro Giovani Calciatori in questi giorni sta riflettendo e sta facendo i conti su quanto vale una manifestazione che noi organizziamo gratuitamente per la città di Viareggio e per l'economia locale in un momento di stagione pressoché morta. Senza considerare il ritorno mediatico con le partite in diretta RAI, con tutti i giornali più importanti in zona, con le vostre televisioni che sono tutte attente al torneo, al ritorno mediatico che porta alla nostra città. In chiusura, Presidente, chiudiamo con l'hockey su pista. Per lei ora è uno dei vicepresidenti di questa nuova Lega che si sta costituendo. Io chiedo a nome non solo di Noi TV ma anche di altri emittenti che hanno esclusività sulle partite di che seguono di diverse squadre di avere ecco, una tutela. L'altra sera lei in prima persona ha seguito con noi la vicenda della partita Sarzana 100 Giovani Calciatori che la nostra emittente pur avendo l'esclusiva non ha potuto trasmetterla in diretta perché anche qui con giochi in corsa vengono così fatti accordi specifici con altre piattaforme web per trasmettere queste partite. La società della Sarzana non era organizzata dal punto di vista anche logistico per trovare lo spazio per una televisione come la nostra per darci la postazione adatta per le riprese. Ecco, quindi io chiedo proprio che lei si faccia carica a nome della federazione, a nome di questa Lega, che vengono tutelate emittenti come la nostra, che ha un'esclusiva anche per salvaguardare intanto gli interessi della società che segue, dei tifosi, noi stessi, insomma qualcosa qua bisogna fare perché altrimenti siamo sempre, come si dice, becchi e bastonati. Ma io credo, al di là della situazione dell'altra sera, molto antipatica, insomma una decisione presa anche in barba agli accordi fatti inizialmente, che se ogni squadra di hockey avesse una televisione come abbiamo noi, che la segue ovunque, sarebbe la migliore promozione, addirittura sarebbe migliore che avere una partita in diretta sulle grandi reti nazionali. Cioè, se non si esce da questi sistemi, da decisioni prese in un gabinetto, insomma in una stanza, io credo che l'hockey
purtroppo per l'hockey, perché noi abbiamo creduto per anni di poterlo far crescere, ma che l'hockey resterà prettamente uno sport da parrocchia, perché seguito da pochissime persone e soprattutto da persone che non fanno nulla per poter anche rispettare gli accordi presi inizialmente, ma soprattutto accettare anche le idee di società come Centro Giovani Calciatori, una società come le altre, ma che comunque mette a disposizione di tutto il movimento critico la sua televisione. Perché è vero che si manda in diretta una partita del Centro Giovani, ma magari c'è anche il Breganze, c'è anche il Follonica, c'è anche il Bassano, e quindi è un servizio che rende onore a tutto il movimento. E se non si esce da queste situazioni, compreso una verifica di tutti gli impianti dove noi si va a giocare, naturalmente l'hockey rimarrà quello che è e col tempo imploderà sicuramente su se stesso. Noi speriamo, perché siamo amanti di questa disciplina, siamo malati, abbiamo fatto delle vere battaglie per questa disciplina del Centro Giovani Calciatori, e abbiamo già diverse soluzioni, diciamo, no? E per cui si spera che si faccia sotto qualcuno per poter avere squadre di un certo livello, altrimenti, come dicevo prima per il torneo, guardo i miei vecchi e noi abbiamo le soluzioni. Adesso è il momento della pubblicità e torniamo con voi. Di nuovo dal Pala Barzacchi per il quarto blocco. Parliamo delle partite della Eurolega che si giocano sabato 6 aprile. Sporting Portogallo contro Amatori Lodi. All'andata lo Sporting ha vinto 5-3 a Lodi. Poi Barcellona Spagna, Noia Spagna, con il Barcellona che all'andata ha vinto 4-3 in trasferta. Porto Portogallo Forte dei Marmi, all'andata hanno vinto i portoghesi 5-1 a Forte dei Marmi. E poi Benfica Portogallo contro Oliveirense Portogallo, all'andata aveva vinto il Benfica per 3-2. Roy, davvero difficile l'impresa, ma le squadre italiane vanno e cercano questa qualificazione. È chiaro, noi inviamo un in bocca al lupo ad entrambe, sia il Lodi che il Forte dei Marmi. L'impresa deve essere compiuta, non sarà facile, però le partite vanno sempre giocate perché sono imprevedibili e vedremo cosa succede. Adesso andiamo ad ascoltare le interviste all'allenatore della nazionale italiana Massimo Mariotti, al nostro direttore sportivo Alessandro Pardini. Sì, nel senso, vabbè, il quinto gol chiaramente è una scelta tattica, a 40 secondi alla fine di sostituire il portiere, e quindi ci sta questo tipo di situazione. Può pareggiare la partita, come spesso secondo me il 70-80% delle volte è facile che tu prenda gol. Diciamo che è stata una partita sì equilibrata, però si vede un Lodi un pochino più fluido e più tranquillo, che meritatamente ha vinto la regular season, direi. Il Centro Giovani Calciatori ha giocato, diciamo, bene la sua partita, interpretando proprio, tenendo testa all'avversario titolato. Se ovviamente affronterà i playoff con questo piglio, può sperare in qualcosa di positivo. Ma primo tempo Lodi ha fatto un buon primo tempo, il centro un po' sottotono, poi effettivamente nel secondo tempo ha avuto una bella reazione, è stata una partita equilibrata e poteva vincere come perdere una delle due squadre. E chiaro che nei playoff il Viareggio, per il valore della rosa, è una squadra sempre difficile da affrontare, però chiaramente credo che anche non ci si deve nascondere che poi alla fine quello che semini durante l'anno te lo porti anche un pochino dietro, e quindi una squadra che, per dire, come Lodi, come il Forte, che comunque hanno fatto un campionato complessivamente d'alto livello, hanno delle chance maggiori rispetto alle altre squadre. Poi se il risultato di Sarzana sarà confermato, mi sembra che il Valdagno arriva quarto e il Viareggio quinto, e quindi sarà uno scontro fra due squadre che sono state altalenanti, che però sono una mina vagante per tutti. Grazie Massimo, in bocca al lupo per il tuo lavoro.
Alessandro Pardini, un buon secondo tempo da parte del centro giovani che se parte così per i playoff insomma può lasciare sperare bene. Ma sì, diciamo che se vogliamo fare un'analisi abbastanza obiettiva e razionale, il nostro secondo tempo è stato molto più incisivo, grintoso, molto più determinato rispetto al primo. Io stavo parlando così anche con i ragazzi ora con Francesco, devo dire che realmente è difficile digerire tutto quello che ci sta accadendo, perché è vero che le gare si vincono e si perdono in campo e siamo noi che determiniamo il risultato, io l'ho detto dall'inizio dell'anno ad ora, è altrettanto vero che mi dispiace dover ammettere che a Sarzana il gol della vittoria del Sarzana è scandalosamente irregolare, ed è ancora più scandaloso il fatto che Galoppi ha visto benissimo che il gol è regolare, è ancora più scandaloso che il secondo arbitro abbia detto a Galoppi che era regolare e che sia stato intimidito dal primo arbitro in modo che la partita finisse così. E lo dico in maniera molto chiara, spero che anche Matteo lo veda, perché io con Matteo parlo molto chiaramente e quando lo incontro lo dirò in faccia questa cosa, quindi mi sta bene anche che gli arrivi il messaggio televisivo. Stasera non è andata una dritta, nel senso che il gol dei tre pari penso che sia quasi sicuramente una rete irregolare. Il gol del 4-3 avviene su un tiro respinto, ha picchiato addosso a Nicola ed è in porta. L'azione successiva colpiamo una traversa clamorosa con Gepi, tra l'altro dalla vostra regia ci dicono che la palla è anche entrata in porta. Stasera c'erano due arbitri assolutamente inadeguati, spero che lo dicono anche, che lo vedono anche loro stasera. I due arbitri erano due arbitri inadeguati a questa gara. Ma non che abbiano fatto gli errori che lo sa quale o altro, ma erano comunque due arbitri inadeguati. Forse la federazione è inadeguata, diciamo le cose come stanno. E comincio a essere stanco di avere tutta una serie di condizionamenti che sono clamorosi. Poi noi la squadra diciamo che dobbiamo cancellare tutto, andare a dritto, ora iniziano i playoff, giocheremo col Breganze, partite fondamentali per la nostra annata perché è l'ultimo obiettivo che abbiamo, però è stancante sopportare una federazione come questa, stancante sopportare condizionamenti come quelli che stiamo subendo, è veramente stancante, lo dico io che fino ad ora non mi ho detto niente, non sempre stato zitto, ma sono disposto a dirlo, questo non faccio a tutti, perché non ho nessun problema, lo dico con educazione, con rispetto, però bisogna che insomma ognuno prenda le sue responsabilità, indiscutibilmente noi dobbiamo prendere le nostre per aver fallito degli obiettivi, ma è anche giusto che si dica che ci sono altri personaggi che si devono prendere belle responsabilità, siccome mi ricordo in passato sono state fatte accuse a vari personaggi della federazione, mi sembra che ora siamo caduti nel baratro. Quindi lo so che questo comporta soltanto il fatto che ci daranno ancora più contro, però insomma a un certo punto pur con educazione e con rispetto però vanno dette le cose come stanno. Beh, quello che abbiamo ribadito anche noi dal punto di vista televisivo, che ci hanno portato rispetto alla nostra emittente, perché martedì a Sarzana ci spettava di diritto, avendo i diritti acquisiti, di fare la telecronaca diretta, non ci è stata fatta addirittura neanche con una postazione, quindi io l'ho ribadito in tempi non sospetti, il signor Colonna non si è comportato da professionista serio qual è come presidente di una società, però la federazione e la Lega che sta crescendo hanno le loro responsabilità, perché ci si impone, si dice che la televisione esclusivista di una squadra debba avere la postazione e debba fare la diretta, non si possono cambiare in corsa certe cose che affidano poi certi diritti a delle pseudo diciamo emittenti che arrivano così e che non si vedono in tutta Italia. Ecco, come lo vuole il centro rispetto, io l'ho ribadito già l'altra volta in telecronaca, l'ho ribadito stasera, lo ribadirò lunedì ancora insieme a Daniele Maffei a Centropista, abbiamo bisogno di rispetto, ognuno nei rispettivi ruoli, perché essere presi in giro e trattati come gli accattoni di turno. Viareggio è una città dove l'hockey su pista lo fanno da anni e certi personaggi lo devono capire, non possono trattare così una realtà hockeyistica come quella di Viareggio. Ma indubbiamente io dico che da parte nostra ci sono stati tanti errori, quando dico da parte nostra non imputo a me troppe colpe, ma sicuramente anche da, cioè, diciamoci le cose come stanno, forse anche da parte della società ci sono state alcune prese di posizione, alcuni atteggiamenti che possono anche non essere condivisibili e sicuramente hanno creato un clima non proprio così positivo, però è altrettanto vero che le persone in campo che decidono l'attività, quindi parlo dei dirigenti federali agli arbitri in campo, dovrebbero secondo me avere un comportamento diverso da quello che hanno. Il signor Corona, Maurizio, tanto per dirci, è sicuramente un bravo ragazzo sotto un certo punto di vista, uno che ci mette tanto impegno, però non è una persona corretta. Voglio dire, l'altra sera a Sarzana c'era anche il signor Bulgarelli che
Marcello, così chiamano tutti per nome, diciamo che ad ora io non ho ancora segnali così netti che sia una persona che si comporta in maniera corretta. Quindi prendo atto delle situazioni, cerco di fare in modo che la nostra squadra possa fare il meglio, però prendo anche atto che siamo gestiti da personaggi che non meritano forse di essere alle cariche che rivestono. Dopo le interviste andiamo a vedere le sintesi di Follonica Bassano 6-3 e di Trissino Sandrigo 5-1. Tutto pronto ormai per il fischio d'inizio, sta per cominciare Follonica Bassano. Ha dimostrato dopo un campionato difficile, portato avanti con grande fatica, poi nelle ultime giornate ha trovato finalmente la condizione, ha trovato gli stili giusti e attraverso anche queste vittorie davvero inaspettate ha costruito poi la sua salvezza. E intanto arriva il gol di Mario Rodriguez, lo scambio con Germamma. Devo dire la verità, Rodriguez ha cercato di toccare la pallina per controllarla, alla fine ha superato Merlo, Davide Merlo. Follonica 1, Bassano 0. Sì, ecco, stavamo dicendo appunto che la partita mancava il gol è arrivato. Mario Rodriguez rimane uno dei giocatori più importanti del nostro campionato. Intanto il raddoppio di Stefano Paghi, imbeccato ancora da David Gelma. Il Follonica raddoppia 2-0 quando mancano 6 minuti e 45 alla fine del primo tempo. Sì, ancora una bella azione da parte del Follonica con David Gelma che serve una pallina d'oro a Stefano Paghi. Una pallina Gelma per Stefano Paghi, che si complica un po' la vita. Poi alla fine il Bassano la recupera e sulla sirena si salva Menichetti, forse era arrivata anche prima il fischio dell'arbitro. Crespo Oliva e finte, poi riesce a servire Neves, Diogo Neves, gran gol ad incrociare, nulla da fare per Menichetti, 2-1 dopo 7 minuti e mezzo. Rodriguez va al tiro, gol! Ma che cannonata di Mario Rodriguez, 3-1, ma un gol strepitoso, Maurizio. Con grinta ha trovato praticamente subito il gol del 3-1 e adesso il quarto gol di Gelma. Eh sì, David Gelma, discesa e dal limite dell'area era solissimo, l'ha scaraventata nel sacco in pochi secondi. Il Follonica si porta sul 4-2. Scusate, sul 4-1 Gelma mette dentro anche lui un gol che va già dalla parte opposta. È un gran gol di Nicolas Barbieri, ha centrato l'incrocio dei pali, nulla da fare per Giovanni Menichetti. Si riapre il match 4-2 per il Follonia. David Gelma che avanza, si libera di Barbieri in area, gol! Questo è un grandissimo gol di David Gelma, paz, doppietta anche per lo spagnolo. Maurizio, mi sento di dire che questo potrebbe entrare nei quattro migliori gol della giornata. È stato davvero molto bello perché è entrato da destra, si è presentato davanti a Merlo e davvero in pochissimo spazio è riuscito ad inventarsi un'alza e schiaccia con pallina alla destra appunto dell'estremo difensore del Bassano. Davvero. Fede Pagnini, cercare Gelma, subito in avanti per Marco, ancora Gelma, a spazio, mette in mezzo, gol! Ma che azione! Questa è da PlayStation, Paghi fa 6-2. Che questa è davvero una bellissima realizzazione con David Gelma che davanti a Merlo ha fintato il tiro, poi ha servito ancora una volta un po' come nel primo tempo. Cerca di liberarsi, poi in area Panizza, va giù, rigore! L'intervento di Federico Pagnini sul capitano del Bassano. Rigore. Bassano può accorciare a 1 minuto e 38 dalla fine. Parte Crespo Oliva, l'anfila all'incrocio dei pali. 6-3. Però, insomma, Bassano, come abbiamo detto, non molla. Sì, Bassano non molla. Un bel gol, insomma, Giovanni poteva farci davvero... davvero poco su questo rigore. Squadra, perché Crespo Oliva non si è allontanato. Tanto Marco Pagnini tiene la pallina,
gira intorno un po' a tutti in area. Marco, la parata di Merlo, si erano persi per un attimo. Marco Pagnini, finisce dunque il match. Follonica, tra gli applausi del Capannino, porta a casa la quarta vittoria consecutiva. Il Monza è già avanti al Paraferrarini per 1-0 e c'è il gol di Greco. La sblocchiamo subito con Alberto Greco. Gol del Trissino, ha segnato con la maglia numero 21 Alberto Greco. Pallina per Pozzato. Cacao, cade Nicoletti e viene dato un rigore. Parte il tiro e il gol del Sandrigo. Ha pareggiato il Sandrigo con Gasparotto, 1-1 al quarto minuto. Il pareggio del Sandrigo, ha segnato il numero 4 Francesco Gasparotto. Rubio, Greco si gira e la, il palo, l'ha trovata, il gol del, vediamo, e arriva il gol del Trissino, ha segnato ancora il numero 21 Alberto Greco, ed è un gol importantissimo al di là della classifica, soprattutto proprio per il morale della squadra. Ancora lo trova Rubio, 3-1, gol del Trissino con la maglia numero 17 Xavi Rubio. Recupera palla Bordignon, accelera il contropiede, attenzione a Cacao, arriva rigore Cacao, rigore ancora Gasparotto e Català. Tutto è pronto, parte Gasparotto, il tiro, stavolta è parata, para Adria Català, un po' meglio della passata stagione, attenzione però perché la partita è ben lungi da essere conclusa. Rigore, palo Casarotto, scivola intanto il giocatore del Sandrigo, Greco. Questa volta il rigore è per il Trissino. Rubio contro Dazzotto, parte il tiro, parata, Bertinato la prende e arriva il gol di Schiavo. Il gol del Trissino con il 77 Filippo Schiavo, prendendo l'occhio al fatto che il TNE a 3 è forte di Marmi a 4. E gol di Rubio, il gol del Trissino, ha segnato con il numero 17 Xavi Rubio. E dunque al 19esimo, quinto gol del Trissino con Xavi Rubio. Sicuramente Bertinato, però loro probabilmente sono usciti entrambi per, esatto, reciproche scorrettezze. Sì, quindi sì, infatti è, sì, per quello anche che loro si riprende con questa palla a due. Mancano 7 secondi alla fine e dunque termina la partita con il successo del Trissino che vince la sua partita e si qualifica per i playoff dove affronterà il Lodi. Dopo le due sintesi cominciamo a parlare del settore giovanile del centro, partiamo dall'Under 19 di Reinaldo Ventura. Nell'ottava giornata di campionato i ragazzi di Rei erano impegnati nel derby domenicale, visto che si è giocato ieri contro l'SD Viareggio. Vince purtroppo l'SD Viareggio per 5-2 per i bianconeri, le reti di Lombardi e Cardella. I risultati dell'ottava giornata: SD Viareggio centro 5-2, Maliseti Prato Follonica 3-8, riposava il forte
Forte dei Marmi. La classifica: Follonica e SD Viareggio 15 punti, Centro 13, Forte dei Marmi 3, Maliseti Prato 0. Ricordiamo che il Sarzana si è ritirato dal campionato. Il prossimo turno che si gioca il 12 di aprile, il Centro non gioca, riposa perché era impegnato contro il Sarzana e, come detto, il Sarzana si è ritirato dal campionato. Parlando dell'Under 13, come sappiamo i ragazzi di Geppi Selva sono usciti nella semifinale playoff, dovranno poi giocare il terzo e quarto posto per qualificarsi alla Coppa Italia Under 13 che si gioca a Giovinazzo, ma si è giocata la bella a Sarzana tra Sarzana B e Follonica B. Ha vinto il Sarzana per 4-3, quindi il Sarzana B si qualifica per le finali nazionali scudetto a Giovinazzo, come era già successo in precedenza con il Follonica contro il Centro. L'Under 11 di Francesco Dolce, i campioncini di Francesco Dolce sono stati sconfitti al Parabarzacchi nel derby contro l'SD Viareggio per 10-1. La rete dei bianconeri è stata realizzata da Leo Dolce. Domenica prossima alle ore 11 i bianconeri giocheranno in trasferta contro il Grosseto per la 14ª giornata di campionato. Adesso il microfono a Roy per l'angolo del tifoso, la Serie A2 e gli auguri. Bene, per ciò che riguarda l'angolo del tifoso, andiamo subito con le foto sempre di Vittoria e Paola che ci regalano questa circostanza, queste fotocronache delle avventure del Centro Giovani Calciatori, e quindi con la musica in sottofondo scelta come sempre ad hoc da Matteo, ce le ammiriamo.
ricordiamo che per ciò che riguarda la Serie A2 inizieranno i playoff anche sabato 6 con Prato Correggio a confronto, quindi due vecchi amici, Andrea Denite nel Prato, Mirko Bertolucci allenatore e giocatore del Correggio che è stato confermato alla guida della formazione anche per il prossimo anno, e poi Montecchio Precalcino Roller Bassano. Il Montebello, ricordiamo, ha vinto per questo campionato ed è promosso in Serie 1. A proposito di Bassano, il nostro tecnologico Matteo Bertuccelli, che è un navigatore non in mare ma sulle reti, ha scoperto che una catena di ristorazione cinese potrebbe investire sul Bassano. Non sappiamo, dato che è il primo d'aprile, se è un pesce d'aprile oppure se è vero, però questi cinesi che hanno invaso il nostro paese, chissà che davvero non vogliono invadere l'hockey su pista. Ecco, sarebbe il colmo che per fare il salto di qualità bisogna aspettare i cinesi, che non sanno nemmeno cos'è lo sport del bastone. Però noi prendiamo atto di ciò che ci ha fatto notare il nostro Matteo e ve lo abbiamo reso così noto anche a voi. La solidarietà, il Sturla Bar, un gruppo di supporters del Centro Giovani Calciatori, ha effettuato una donazione con il ricavato delle vendite di un banco che avevano nel corso del circuito del Carnevale di Viareggio al Mondo Che Vorrei, l'associazione nata per ricordare le 32 vittime della strage di Viareggio del 29 giugno del 2009. A proposito di donazioni, Orgoglio Bianconero, l'associazione nata per costituire e ricordare i 100 anni del calcio viareggino, che ha scritto anche un libro, dopo le donazioni proprio al Mondo Che Vorrei e all'associazione Germoglio Piccole Stelle, si sono ricordati anche per il comitato Ematologia Versile per Tiamo. Quindi sono belle questi abbinamenti, solidarietà, sport, e noi ci teniamo molto, direi, a sottolineare queste cose. Ritorniamo per un attimo ai bianconeri, sulle voci di mercato. Gavioli piace realmente a Lodi, come circolano queste voci in città, ed è una concretezza, vedremo cosa succederà. E invece ci tiene Renaldo Ventura a smentire che da Trissi non ha avuto nessuna offerta, nessun contatto, perché anche qui era circolata la voce che interessava la formazione veneta. È chiaro che nell'intervista che avete sentito da parte del presidente del CDC Alessandro Palagi, il futuro della sezione hockey ma anche delle altre sezioni del Centro Giovani Calciatori possono assumere delle varianti, e noi siamo qui in attesa di attendere. Gli auguri questa settimana vanno a Mauro Cinquini, ex giocatore e allenatore del Centro Giovani Calciatori, papà di Elia, difensore del centro che è stato del Centro Giovani Calciatori ed ora uno dei punti di forza dell'hockey Forte dei Marmi. Direi che è tutto anche per quanto riguarda questo angolino finale della nostra trasmissione. Daniele, a te la chiusura. Mitico Roy, mitico Roy. Noi ringraziamo in regia il bellissimo ragazzo che è Matteo Bertuccelli. Da Daniele Maffei, Roy Lepore è tutto, e fino alla fine Forza Magico Centro. Buonanotte.